anni il mondo è stato travolto da una formidabile ondata di lotte di donne. Gli scioperi e le manifestazioni contro la violenza, che partite dall'America Latina sono diffusi in decine di paesi in tutto il mondo. Le lotte delle donne statunitensi contro Trump. Le lotte per il diritto di aborto delle donne irlandesi e adesso polacche e argentine. Con la pandemia e l'emergenza sanitaria i motivi per lottare sono aumentati a dismisura. A partire dal primo lockdown le donne si sono ritrovate segregate in casa. L'occupazione femminile è crollata. Il carico di lavoro domestico è aumentato e anche gli episodi di violenza tra le mura domestiche. Per non parlare del fatto che moltissime sono le donne che lavorano proprio in quei settori in prima linea con l'emergenza sanitaria. La sanità, la grande distribuzione, l'assistenza agli anziani, settori dove il carico di lavoro e lo sfruttamento sono saliti alle stelle. Vediamo ogni giorno attacchi alla libertà di decidere sul nostro corpo. La legge 194 sul diritto di aborto è sempre più solo un pezzo di carta, mentre fioccano ordinanze regionali che restringono l'accesso a un aborto sicuro e fioccano pressioni indegne sulle donne contro il diritto di aborto, come i manifesti pubblicitari pro vita e i cimiteri dei feti. Anche nelle scuole si respira un clima bigotto e sessista. Se cade un occhio a un professore è colpa del nostro abbigliamento. Se sei vittima di revenge porn è colpa tua. Noi siamo stanche di doverci sentire in colpa per le molestie e per le violenze. E siamo stanche della repressione alla libertà sessuale delle donne e delle persone LGBT. Ci propinano Kamala Harris come modello di emancipazione e liberazione quando invece rappresenta politiche repressive e reazionarie. Noi non ci ispiriamo a Kamala Harris, ma alle donne che lottano con ostinazione, come ci stanno mostrando in questi mesi le donne argentine e polacche. Per tutti questi motivi, Sinistra Classe Rivoluzione sta organizzando per sabato 6 e domenica 7 marzo Libere di Lottare, un convegno marxista sulla condizione femminile. Discuteremo delle origini dell'oppressione, delle condizioni delle lavoratrici, di come difendere il diritto di aborto e le nostre libertà e dei movimenti internazionali delle donne con un dibattito a cui parteciperanno compagne delle altre sezioni della tendenza marxista internazionale. Iscriviti subito, segui i nostri canali per avere altri materiali sul convegno, aiutaci a realizzarlo, unisciti a noi!